Ragazzi, vi aspetto oggi in live alle 15 qui su YouTube per iniziare Yo-Kai Watch Blasters 2 Spada. Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e benvenuti in questo nuovo video. Oggi 9 settembre esce la patch italiana, la primissima patch italiana di Yo-Kai Watch Blasters 2 Magnum e Spada. Andiamo a scoprire come installarla. Prima di cominciare vi ricordo che qui in alto nelle schede trovate il video su come installare su emulatore o su 3DS Yo-Kai Watch Blasters 2, una delle due versioni, quella che preferite. Inoltre, sempre in quel video, trovate anche il metodo per installare Luma. Luma è necessario se giocate la 3DS. Detto questo, in descrizione trovate tutti i link utili. Il primo link è quello di download, mentre gli altri due sono per segnalare eventuali bug o errori, e il terzo per avere un aiuto. Iniziamo quindi con il download della patch. Una volta che il download sarà finito, scegliete con il tasto destro del mouse estrai in una cartella specifica e scegliete una cartella di vostro gradimento. Iniziamo con il metodo per Citra. Per Citra basterà avviarlo, selezionare il gioco da voi desiderato, Magnum o Spada non fa differenza, tasto destro, apri cartella mod e nella finestra che si è appena aperta ci trasciniamo la cartella ROM FS. A questo punto avviate il gioco e vedrete che sarà patchato. Passiamo ora al metodo per 3DS che è pressoché identico. Vi ricordo che dovete aver installato Luma. Il metodo per installare Luma lo trovate nei link utili nel video che trovate nelle schede. Prendiamo quindi la nostra bella console e accendiamola tenendo premuto il tasto Select e il pulsante Power. In questa maniera entreremo nella modalità Gmod 9, che ci permette di vedere se la cartella Enable Game Patching ha la X vicino al nome. La X vicino al nome indica che è attiva. Se non è attiva, scendete fino alla voce e premete A per attivarla. Una volta fatto, premiamo Start, il che ci porterà nel menu del 3DS, spegnete la console. Estraete quindi la micro SD dalla console e mettetela nel vostro computer, tramite adattatore, tramite una porta già installata nella vostra macchina o se preferite, se proprio non avete altri metodi, tramite telefono cellulare o tablet e collegatelo quindi al vostro computer tramite wifi o cavo USB. A questo punto apriamo la micro SD, selezioniamo la cartella Luma. Una volta dentro, se non avete la cartella Titles, createla e all'interno della cartella Titles createne una seconda denominata in modo differente in base al gioco che intendete patchare. In questa schermata state vedendo i due nomi che servono per la cartella. Per Magnum ne serve uno, per Spada ne serve un altro. A questo punto apritela e inseriteci dentro la cartella ROM FS. Fatto, reinserite la vostra micro SD nella vostra console e avviate il gioco per vedere se tutto è andato bene. Comunque, se avete problemi con il gioco, se dovesse crasharvi o cose simili, assicuratevi innanzitutto che il vostro gioco sia con l'aggiornamento, di cui trovate sempre il video nelle schede. Ma se dovesse dare problemi, segnalate il tutto al secondo link che trovate in descrizione. Comunque sia, ancora una volta vi ripeto che vi aspetto oggi alle 3 in live qui su YouTube per giocare Yo-Kai Watch Blasters 2 Spada. E onde evitare commenti del tipo "perché è già successo, ma Andre Link Pokétanks carica alle 3", vi rispondo con un "eh?". Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito il video, spero che la guida sia piuttosto esaustiva, ho cercato di farla al meglio, tanto poi, nel caso non doveste capire qualcosa, trovate nella cartella di download una mini guida con tutto il procedimento scritto per filo e per segno. In descrizione, oltre ai vari link, ce n'è anche uno per Instagram nel caso vogliate rimanere aggiornati sulle stupidaggini che pubblico, che tanto poi pubblico anche nella sezione community, quindi è uguale. Ad ogni modo, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!